Buonasera, sono Daniele Di Marco, adesso parlerò del rapporto che c'è presso la Chiesa in Romania. Allora, in Romania e la Chiesa Ortodossa sono cresciuti insieme, infatti questa è la ragione per cui la Chiesa Ortodossa mantiene una posizione privilegiata. La storia giuridica della Romania rileva come si sono intrecciate Stato e Chiesa. Infatti, nel Medioevo, lo Stato era considerato un'istituzione della Chiesa, che è stata obbligata a nutrire, proteggere e promuovere gli interessi della Chiesa rumena ortodossa. Tuttavia dobbiamo parlare di due periodi separati, di cui in un primo periodo, durante il regime comunista, molti gruppi religiosi sono stati banditi, i monasteri furono chiusi, i sacerdoti, suore e monaci sono stati incarcerati. Invece, nella Costituzione rumena moderna, pubblicata nel 1866, il primo diritto garantito fu la libertà di coscienza come una libertà assoluta. La Costituzione del 1866 definiva la libertà di coscienza come la libertà per tutte le religioni e ha dichiarato espressamente che la cittadinanza non è stata condizionata dall'obbligo di religione, quindi aveva la libertà di scegliere la propria religione. La Costituzione del 66, 1866 ha dichiarato inoltre che la Chiesa era indipendente e che la religione ortodossa della Romania era la religione dominante nello Stato. Nella Costituzione del 23, in un secondo momento, appunto, ha dichiarato che la libertà di coscienza viene considerata come una libertà assoluta e quindi tutte le religioni sono libere e protette, purché appunto queste non siano in contrasto con l'obbligo pubblico e con l'ordine morale. La Costituzione inoltre ha dichiarato che in quel periodo vi erano due chiese fondamentali. Queste chiese fondamentali sostanzialmente da una parte la Chiesa ortodossa rumena e dall'altra parte la Chiesa greco-cattolica. Possiamo dire che queste due chiese hanno una posizione dominante, tuttavia la Chiesa ortodossa rumena aveva una posizione privilegiata, molto più privilegiata rispetto alla Chiesa greco-cattolica. Nel censimento del 1992 invece possiamo vedere che si delinea si delinea un aspetto fondamentale per quanto riguarda le religioni, in cui si sottolinea il fatto che la Chiesa romana ortodossa è la Chiesa dominante, a differenza di quella greco-cattolica, che non viene considerata più una Chiesa così tanto importante. Nel censimento del 1992, infatti, si afferma che l'86,8% si dichiara di far parte della Chiesa romana ortodossa, mentre la restante parte afferma che il 5% sono cattolici, il 3,5% protestanti e addirittura l'1% soltanto greco-cattolica. Inoltre, l'articolo 29 della Costituzione del 91 prevede che la libertà prevede la libertà di religione in determinati termini, in cui si afferma che si tratta di libertà di pensiero, di opinione e di religione. Poi si afferma che la libertà di coscienza è garantita, che tutte le religioni sono libere e organizzate secondo un proprio statuto, e inoltre possono utilizzare qualsiasi forma, mezzi o atti o azioni attraverso il quale, l'importante comunque agendo in questo modo che non vadano contro le altre religioni. Inoltre si afferma che i culti religiosi sono autonomi dallo Stato e inoltre che i genitori o i tutori legali hanno diritto di garantire l'educazione al proprio figlio. Un elemento fondamentale sicuramente è il fatto che la Corte Costituzionale rumena ha riconosciuto che la Corte Suprema rumena aveva il compito di decidere se le leggi che venivano emanate, che, se le leggi emanate dopo il 1991 e prima del 1991 potevano decidere se queste erano costituzionali o costituzionali del 91 o meno. Un esempio fondamentale fu sicuramente quello del decreto 277 nel 1941, che appunto che venne dichiarato incostituzionale. Il decreto 277 del 1948 appunto riconosceva tutte quante le organizzazioni religiose. Quindi questo cosa comportò? Comportò che in un secondo momento, dunque, i testimoni di Geova non venivano riconosciute più come organizzazioni religiose per un motivo principale, ossia, per una semplice ragione, ossia che essi stessi non avevano determinati requisiti e inoltre non avevano competenza in materia legale. Un rapporto fondamentale, dunque, è sicuramente quello fra
fra Stato e Chiesa, in cui si afferma che il rapporto tra Stato e Chiesa in Romania sono costituiti da due tipi di sistemi. Abbiamo un sistema concordatario e un sistema non concordatario. In cui abbiamo, quando parliamo di sistema concordatario, il governo rumeno aiuta le nuove chiese e sovvenziona i stipendi del personale religioso. Dall'altra parte, invece, lo Stato rifiuta di registrare i gruppi religiosi che non sono tradizionali. Quando parliamo della libertà di religione, invece, dobbiamo dire che la Costituzione del 1991 definisce libertà religiosa come la libertà di religione come una libertà negativa e una libertà positiva. Quando parliamo dell'elemento negativo, della libertà religiosa, appunto l'elemento negativo garantisce l'autonomia della Chiesa e vieta l'ingerenza dello Stato nelle attività religiose. Mentre quando parliamo di elemento positivo ci riferiamo al fatto che la libertà garantisce il libero esercizio della religione, della tolleranza religiosa e dell'educazione religiosa. Un elemento fondamentale è sicuramente quello riguardante l'eguaglianza e la non discriminazione. Infatti, nell'autunno del 2000 fu instaurato un organo, il CNCD, ossia il National Council Combating Discrimination, che sostanzialmente si doveva occupare di andare a evidenziare tutti quegli elementi che potevano comportare all'accusa di determinate persone, i quali mettevano in atto una discriminazione nei confronti di altre persone. Questa discriminazione poteva essere messa in atto veniva messa in atto nel momento in cui si discriminava un soggetto facente parte di determinata religione, oppure nel momento in cui si obbligava a un soggetto a fare parte di quella religione. Per quanto riguarda la registrazione delle organizzazioni religiose, dobbiamo dire che il decreto governativo del 63 1998 afferma sostanzialmente che lo Stato segretario ha il compito di registrare tutti i nuovi gruppi religiosi. Sostanzialmente, però, dobbiamo affermare una cosa: che nonostante vengano registrati tutti quanti i gruppi religiosi, non sono tutti quanti i gruppi religiosi ad essere sovvenzionati. Infatti, alcuni gruppi vengono sovvenzionati, mentre altri meno. Inoltre, le chiese greco-cattoliche ortodosse furono soggette a un problema molto sensibile in Romania, che riguarda la restituzione di edifici di culto e di terre. Infatti, nel decreto 117 del 1948 si affermava che lo Stato era proprietario delle chiese greco-cattoliche e a sua volta le chiese greco-cattoliche erano proprietarie delle chiese. Si affermava che le chiese romane ortodosse era proprietaria, che lo Stato era proprietario delle chiese romane ortodosse, e a sua volta la chiesa romana ortodossa era proprietaria delle chiese greco-cattoliche. Questo sostanzialmente comportò che nel corso del tempo le chiese greco-cattoliche cessarono di esistere. Tuttavia dobbiamo dire che tutti gli edifici e di culti appartenenti alla Chiesa greco-ortodossa e alla Chiesa romano-ortodossa e alla Chiesa greco-cattolica furono riconsegnate appunto in un secondo momento. Un altro elemento fondamentale è sicuramente il rapporto che c'è fra la religione e l'educazione. Infatti l'articolo 6, 29 e 32 della Costituzione rumena forniscono il quadro base della relazione che c'è tra la religione e l'educazione in Romania. Infatti, le scuole della Romania sono obbligate a insegnare la religione nelle scuole. Tuttavia, l'articolo 9 dell'Educational Law del 1995 afferma che tutti quanti gli studenti possono o scegliere la religione oppure possono anche scegliere di non partecipare a questa religione. In un secondo momento, la legge del 95 affermò che i genitori o i parenti degli studenti dovevano a sua volta spiegare per iscritto le motivazioni dei propri figli nel momento in cui questi non partecipavano alle lezioni riguardante la religione. Per quanto riguarda invece il rapporto che c'è tra la religione e la legge criminale, dobbiamo affermare che venivano concessi 1 o 6 mesi di carcere nel momento in cui veniva messa in atto un'azione che impediva l'attività di gruppo religioso, oppure a sua volta venivano messi in atto 1 o 6 mesi di carcere
nei confronti di persone che forzavano altre persone a partecipare all'attività religiosa. Abbiamo diversi esempi, tra cui quelli del 1995, in cui vi furono numerosi casi di violenza contro i membri della Chiesa greco-cattolica. E per concludere, il rapporto che c'è tra religione e diritto di famiglia, dobbiamo dire che il matrimonio è un'istituzione di diritto privato che fu concluso in un primo momento dal sindaco o dal rappresentante della pubblica amministrazione, e in un secondo momento la cerimonia poteva essere celebrata soltanto dunque nel momento in cui vi era una licenza del matrimonio. Per quanto riguarda invece il divorzio, dobbiamo dire che la Chiesa ortodossa non poteva intervenire nel processo di divorzio, poteva intervenire solamente in un secondo momento. Infatti la Chiesa interveniva solamente per sciogliere il matrimonio, solo dal punto di vista spirituale. E io ho concluso e lascio la parola a Filippo Cracchiolo, che adesso parlerà della Romania, dell'Ungheria.